È in collegamento dal Pallacannizzaro 10 Castello per la sesta edizione dell'Edu Karate International Cup Xain, l'onore di avere con noi direttamente il presidente Luigi Fortuna, qui sempre vicino a noi al settore karate. Presidente, che ne pensi di questa bellissima giornata con 640 partecipanti da tutta Italia? Grazie. Il ricorso annuale che facciamo sul karate a Catania è sempre una festa. Io sono un siciliano e quindi sento particolarmente lo stimolo di stare con i maestri di tutte le regioni italiane che sono intervenute, e sono tante, quindi ringrazio anche per il sacrificio e per il viaggio che hanno intrapreso in un tempo in cui magari non c'è la migliore delle stagioni. 640 persone significa che abbiamo lavorato bene, avete lavorato bene. Ringrazio i maestri Filippello, ringrazio il maestro Davide Riso, ringrazio tutti i maestri che conosco dalla Sardegna, al Lazio, alla Puglia, alla Lombardia, alla Toscana, alla Calabria. E quindi a questo punto ritengo che Xain confermi di essere una grande famiglia, naturalmente non solo sport karate, ma di altre 51 discipline secondo quello che l'ordinamento sportivo del CONI ci consente. E ringrazio soprattutto la federazione che governa il karate dentro il CONI, perché sono sempre disponibili, perché sono sempre dei grandi appassionati di sport e assieme crediamo di fare delle grandi cose. Grazie. Sì, presidente, ancora una battuta. Ecco, abbiamo parlato della Filcam che oggi con noi, con una rappresentanza arbitrale importante, abbiamo il maestro Nando Livelli come ospite d'onore, arbitro mondiale direttamente proprio dalla Spagna, dove ci sono stati i mondiali di karate, quindi li abbiamo già ringraziati, e avremo anche il karate alle Olimpiadi nel 2020. Finalmente il karate è diventata disciplina olimpica. Ecco, una battuta su questo, e poi ricordiamo Xain, cos'è esattamente per i non addetti ai lavori? Allora, il karate alle Olimpiadi, maestro. Bene, il karate alle Olimpiadi è il segnale che si può arrivare alle Olimpiadi avendo instaurato da tempo un rapporto con il CIO, un rapporto con il CONI, e si sono fatte quelle strade istituzionali per dimostrare che il karate è sport vero, reale, dove si può competere su un tatami, e ci sono delle regole molto oramai diffuse e praticate da tutti, al di là di quelle che sono poi quelle federazioni o pseudo chiamate federazioni, ma sono stili diversi, ma in realtà è il karate tradizionale, quindi ci si deve ricondurre tutti lì per poter farne uno sport mondiale da Olimpiadi, olimpico. Per quanto riguarda Xain, noi siamo nati adesso 65 anni fa, perché nel 2019 ne compiremo 65. Nasciamo da volontà di Angelo Costa, primo presidente di Confindustria, che raccolse tutti i direttori dell'Enal d'Italia e fondò un ente di promozione sportiva e sociale di tempo libero che si occupasse del dopolavoro delle aziende, quindi di una marea di cittadini che erano tutti convogliati e condotti dentro il lavoro aziendale. Da lì a essere qui presenti dopo 65 anni con oltre 400.000 soci e con migliaia e migliaia di associazioni sportive, e poi essere diventati anche un ente di interesse sociale, perché il risvolto dello sport sul sociale è conclamato e fondamentale anche dal punto di vista salute, e quindi il risparmio per quanto riguarda le cure sanitarie ci è voluto poco, quindi ci occupiamo anche di sport, di sociale, di tempo libero e di cultura, e naturalmente poi il turismo ci collega tutti quanti, perché facciamo parte anche di Federturismo di Confindustria, quindi cerchiamo di amalgamare un po' tutto quello che può servire per offrire opportunità. Ma soprattutto una cosa importante, siamo diventati anche chiaramente un contenitore di servizi, perché offriamo anche servizi alle famiglie anche dal punto di vista di coperture ulteriori sulla salute, con la nostra tessera ha una valenza quindi anche di servizio. Grazie. Bene, grazie al presidente Luigi Fortuna, sempre molto vicino a tutte le attività che vengono organizzate, quindi non soltanto ai vertici ma anche alla base, sul campo, insieme agli atleti, insieme ai maestri, e questo è quello che per noi è veramente importante. Una targa per il presidente Luigi Fortuna, sì, ecco che arriva, bene, assolutamente sì.
per il fondamentale contributo tecnico-educativo. Questo è un piccolo pensiero. Grazie ancora, e come diciamo noi karateka, grazie. Mi posso permettere anche di aggiungere un gagliardetto della nostra amatissima Sicilia, e quanto di meglio si possa fare. Orgoglio e passione, come diciamo noi. Grazie ancora, Presidente. Bene, eccoci con Salvo Spinella, membro di giunta nazionale dell'Ocsain, nonché tesoriere, sempre un siciliano doc, molto vicino al settore karate, ma molto vicino a tutti gli sport che vengono sistematicamente messi in campo proprio dall'Ocsain. Salvo, non potevi mancare in una giornata bella come questa, con 350 e oltre bambini e 300 atleti agonisti. Una battuta. La prima cosa che mi viene di dire è un grande grazie a tutti gli organizzatori, a te maestro Filippello, Franco Filippello, Davide Riso, che chiaramente ci mettono l'anima per organizzare tutto questo. Ma soprattutto grazie agli ai partecipanti che sono arrivati in massa da tutte le parti d'Italia, e questo mi inorgoglisce e mi rende felice, perché vuol dire che Xain, in quanto ente di promozione sportiva, non essendo chiaramente una federazione, ha come dire, tutto l'interesse affinché lo sport per tutti prevalga sull'agonismo puro. Questo ci consente di migliorare, di attenzionare l'educazione dei bimbi, e andare cioè su ragionamenti molto più ampi dello sport, quindi lo sport come promozione, come veicolo per migliorare la salute, l'educazione e tutte le altre qualità che servono oggi nel nostro mondo assai difficile. Bene, ancora una piccola battuta. Per quanto riguarda l'Ocsain, ricordiamo che Ocsain non è solo sport, ma è anche attività sociale. Un importante progetto da poco è partito su tutto il territorio nazionale, le pratiche sociali nello sport, con un coordinamento importante di cui il nostro membro di giunta nazionale Salvo Spinella riesce veramente a dare l'anima. Ecco, a che punto siamo arrivati? Come ben hai detto, l'Ocsain è un ente anche di promozione sociale, oltre che di promozione sportiva. Quest'anno il Ministero del Lavoro ha finanziato questo progetto, le pratiche dello sport sociale. La durata del progetto è di 18 mesi e si sviluppa in 18 regioni, quindi investiamo tutto e coinvolgiamo tutto l'intero territorio nazionale, tutte le regioni, attraverso i nostri referenti. Il progetto è iniziato nel mese di giugno, abbiamo appunto selezionato i referenti, stiamo procedendo per la formazione di animatori sociali dello sport. Passeremo poi alla fase della diffusione attraverso dei seminari di divulgazione delle pratiche dello sport sociale. Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso di sport sociale, appunto come dicevo prima, l'ente di promozione sportiva che è anche di promozione sociale, deve necessariamente attenzionare attraverso lo sport tutto ciò che sono i problemi sociali del nostro tempo.
Bene, un ringraziamento a Salvo Spinella per essere stato qui con noi e un piccolo riconoscimento, una targa, proprio un sentito ringraziamento per il fondamentale contributo tecnico-educativo, perché lo sport deve educare i nostri giovani. Ecco, la cosa importante è proprio questa. Un gagliardetto, orgoglio e passione. Grazie ancora. Alla prossima.